Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo al mio canale. Niente, oggi vi voglio parlare di alcune cose. Innanzitutto, ovviamente, mi è arrivato un nuovo drone. Andiamo a vedere che cos'è. Ecco qua il pacchetto. Fammi abbassare un pochettino di più il gimbal. Poi il pacchetto è arrivato con DHL. Questo drone l'ho comprato ed è, secondo me, abbastanza buono. Andiamo a vedere che tipo di drone è. Qua ci sono i soliti palloncini che mi diverto a poi spaccarli. Ragazzi, spacchiamola e basta. Da. Direttamente dalla Fame Robotics, il Jamie, un piccolo drone. Faccio un piccolo zoom. Un piccolo drone con due assi gimbal, GPS GLONASS, 23 minuti di durata batteria, 4K, FPV che si può guidare col cellulare e vocal mode che puoi fare gli ordini, dare degli ordini con tramite la voce. Andiamo a unboxare. Unboxare, ecco. Ragazzi, avviciniamo, togliamo lo zoom. Ragazzi, qua c'è il solito plasticone. Mamma mia. Istruzioni fondamentali, carica batterie, sacchettino per le eliche o per questi. Questi cosa servono? Questi qui praticamente questo drone atterrerà direttamente con la pancia, cioè con la batteria. E questo qua serve per non... sarebbe un piede, diciamo, per far atterrare il drone. Il cavo. E qua c'è il drone. Sentite. Oh. Dorato, perché l'ho voluto prendere dorato. C'ha sensore per indoor, per guidare dentro il mamma mia, come che si chiama? Adesso non mi viene in mente, ma dopo più avanti ve lo dirò. È un po' umido. Qua è per... strano ma vero, ma non c'è un inserimento della SD carte. Questo qui per fare posizione oltre, una cosa del genere. La batteria. Vai.
come esce sta batteria? Vabbè, uguale, come esce, esce, dopo vedremo. Fatto sta che la parte migliore è qua, la telecamera da 4K 13 megapixel con due assi gimbal. È completamente scarico. Qua oltretutto c'è un cavo USB. Questo qua è per tenere fermi i motori per quando bisogna cambiare le eliche. E qua le eliche. Sono, come potete vedere, aspettate un attimo, lasciamo qua un attimo il drone. Le eliche sono trasparenti, molto flessibili e sono colorate. Dove c'è il rosso, da mettere al rosso, dove c'è il verde, da mettere al verde, se no il drone non vola. Fatto sta che questo drone tempo fa era l'acerrimo rivale del DJI Spark. Eh sì, era l'acerrimo rivale perché innanzitutto questo qui c'ha 23 minuti di batteria e il DJI Spark arriva massimo a 16 minuti. E la sua telecamera sì, da 13 megapixel anche sul DJI Spark, però non è 4K, è solo 1080p, però un'ottima qualità, niente da dire. E questa invece è 4K o si può fare anche 1080p. Questo è il piccolo drone, sembra uno scarabeo. Motori brushless. Ah, cosa fondamentale, qua davanti e qua ci sono i sensori per non anticollisione, perciò è praticamente dotato di tutto. Qua c'è il position hold, questo qui è un sensore infrasuoni. Mi piace. Farò tanti video. Ho recuperato perché ho deciso di comprarlo innanzitutto perché volevo un 4K. E questo qua in Svizzera, troverete molto strano, l'ho pagato 233 franchi. Invece in Italia costa 499 franchi, euro. Perciò ho detto, me lo compro qua e faccio prima. Ragazzi, adesso, mo che è unboxato, lo vorrei provare, lo faccio caricare per bene e si va alla prova, voglio. Però prima devo pulire casa, dopo la moglie. E niente, ragazzi miei, finalmente un drone abbastanza buono, adesso per un po' di tempo non scasserò le scatole a mia moglie, farò un po' di video con questo drone. Se non mi capita come il CGRC, gli ho detto faccio un po' di video con quel drone e dopo si spaccava. Adios. Niente ragazzi, a parte questo, aspettate che arrivo subito. A parte questo, siccome adesso sono un po'
in abbondanza di droni, volevo fare una cosa. Vorrei dare dei droni. C'è questo, che è l'SG900 GPS, batteria che dura 14-15 minuti, fotocamera da 2 megapixel 1080p con, siccome un po' di tempo fa avevo l'altra versione, la versione non senza GPS, semplicemente con il sensore d'altitudine, si è bruciato perché ho fatto una fesseria, ho messo la batteria di questo su quell'altro che è più basso di voltaggio, si è bruciato. Ho i pezzi di ricambio delle eliche, ho proprio i motori, ho tanti pezzi di ricambio, la fotocamera, il sensore, ho tutto di ricambio. Perciò questo qua lo vorrei vendere al primo che mi scrive nei commenti che lo vuole, è suo. Poi vorrei vendere un Echine E58 e altri due droni che sono delle fotocopie, però quelli lì sono buoni per chi ha dei nipoti o qualcuno che vuole praticamente iniziare con il mondo dei droni. Quelli lì sono l'ideale perché sono ancora tipo con senza accelerometro. Praticamente tu con l'accelerometro, cioè volevo dire, praticamente tu quando vuoi decollare non è come questo che si tiene l'altezza, ma tu devi mantenere te l'altezza, perché se no il drone cade. O cade, va troppo su. Volevo dare due di quelli. Uno che assomiglia al Sima S20, se non sbaglio, e un altro che un drone. Però tutto a suo tempo. Fatto sta che adesso facciamo i fuochi d'artificio. È arrivato questo. Ha un peso bello sostenuto, peserà sui 500 grammi. E questo in teoria, a differenza dello Spark, a differenza del mio JJRC, questo in teoria non può volare dappertutto se non hai una patente. Questo drone qua, se cade in testa a qualcuno, veramente può far male a qualcuno. E mi raccomando, i droni sono bellissimi, ma guidate con testa. Io patente non ne ho, però guido zone che non passa mai nessuno per fare le mie prove. La patente la farò proprio quest'anno. Qua in Svizzera è obbligatoria, perché se no ci sono multe molto care. E già in teoria con questo drone qua non potrei neanche volare. Vabbè ragazzi, vi saluto, mettetevi scusate, mettete like, scrivetemi per chi vuole dei droni. Io farò un altro video subito dopo questo per prepararvi i droni e farveli vedere tutti quanti. E mi raccomando, iscrivetevi e fatemi sapere cosa ne pensate di questo drone. Ragazzi, ci vediamo alla prossima.